Quindi, se posso fare una domanda, forse i cittadini sono interessati a questo. Lei si spenderà in prima persona nelle prossime elezioni amministrative, nel senso che prenderà, come dire, salirà sul palco, affiancherà il candidato sindaco, si spenderà in... Sicuramente, questo sicuramente, ma mi affiancherò un candidato sindaco su un progetto politico, su una prospettiva politica. Non perché lei si candida e mi è simpatico, io ti passato sul palco con lei. Bisogna capire quali sono i progetti e su questo andare avanti, qual è il programma e su questo andare avanti. E poi fare un impegno, votare, io voglio votare il mio sindaco. E voglio sapere qual è l'impegno che prendo io nei suoi confronti e lui nei miei confronti. Questo. Siamo al federalismo, il federalismo fiscale, quello adesso l'abbiamo applicato a livello nazionale, dovremo arrivare anche al federalismo politico. Il federalismo parte su progetti e sul cittadino che controlla l'amministratore. Questo sono pienamente d'accordo, soprattutto sulla seconda parte. Anche bisognerebbe che tutti i cittadini avessero un pochino più gli occhi aperti e forse tante cose si sarebbero potute anche evitare nel lungo percorso degli ultimi 15 anni, diciamo, di queste amministrazioni che hanno lasciato il paese un po' in balia di se stesso. Senatore Esposito, io penso che abbiamo trattato con sufficienza questi punti. L'ultima domanda però la voglio fare perché è giusto anche evidenziare quest'altro aspetto. Ad Angri c'è una formazione politica molto radicata sul territorio, che è l'UDC, che ha una sede aperta, ha un gruppo coeso anche di ex consiglieri comunali, eccetera, e che sicuramente farà valere questo peso elettorale al momento del voto. Si potrebbe ripercorrere un'eventuale strada così come già fatto per l'elezione di Cirielli a Salerno, oppure è un qualcosa come dire, scartare aprioristicamente, oppure si potrebbe invece tentare un approccio? Anche questo, oltretutto l'UDC ad Angri è rappresentato da un carissimo amico, quindi anche se non ci parliamo da moltissimi anni. Guardi, l'UDC è una parte importante del centrodestra. Io l'ho detto durante la campagna elettorale scorsa per le provinciali sia a Salerno che in Calabria dove ho seguito, in particolare Crotone. Con l'UDC ho fatto un accordo di tipo elettorale a Crotone e quindi non, se l'ho fatto a Crotone, immaginiamo se non voglio farla qui ad Angri, o in tutto l'Agro-Nocerino-Sarnese perché avremo anche qualche altra elezione, Sì, compresa quella regionale. Non certo. ci dimentichiamo che la mamma di tutte le battaglie sarà La regione la Campania, regione certo. Campania che serve per chiudere la filiera provincia-regione-governo per la Campania. Quindi per me l'UDC è una parte importante di questo progetto. Io lo sento molto vicino, ho buoni rapporti con l'UDC sia a livello nazionale che a livello regionale. Dicevo prima che un mio amico, il responsabile dell'UDC di Angri, è Pasquale Mauro, quindi tutto sommato, come dire, ho dei buoni rapporti. Ma non è un problema, sempre e continuo a ripetere, non dell'UDC, né degli uomini, ma del progetto che si vuole fare insieme. E fin quando noi abbiamo progetti comuni che vanno verso un obiettivo comune, che è quello del sentire della libertà, del popolo della libertà e della libertà dei cittadini, allora insieme questi sono progetti che possiamo fare con chiunque, sia l'UDC, l'UDEUR o altre formazioni che sono vicine al centro-destra. Va bene, io penso che abbiamo dato quelle risposte che molti forse si aspettavano, perché ringraziamo chiaramente per questa uscita pubblica. Molti infatti ci chiedevano di poterla avere con noi per fare un po' una chiacchierata, un punto della situazione, perché evidentemente il cittadino di Angri si sente un po' orfano di punti di riferimento. Quindi è vero che lei dice io non voglio avere questo ruolo di santone per cui tutti vengono da me, eccetera, però evidentemente nella psicologia poi del cittadino avere dei punti di riferimento anche sovracomunali può essere comunque una cosa importante, soprattutto in territori come il nostro dove appunto ci sono stati questi piccoli terremoti politici che hanno un po' sconquassato gli equilibri, eccetera. Quindi ringraziamo il senatore Esposito per questa disponibilità, per la partecipazione, anche devo dire per la chiarezza, perché
assolutamente, pensavamo forse inizialmente che si potesse un po' svicolare, no? Invece è stato, devo dire, di una chiarezza molto, che penso verrà apprezzata anche dai nostri Lo amici da spero. casa. Allora, grazie ancora, magari Grazie a voi. ci rivedremo dopo magari le lezioni e vediamo un po' Beh, io spero di venire prima comunque, non vogliamo 6 mesi di distanza, penso di venire Vabbè, prima allora. e di poter anche, come dire, eventualmente approfittare del mezzo di comunicazione moderno come questo, attraverso il web, di iniziare anche un modo di essere presente su tutto il territorio. Io grazie a voi sono su YouTube, quindi insomma, tutto sommato, vi devo ringraziare. Speriamo anche per questa iniziativa in ricordo di Giovanni Alfano, che penso effettivamente sia una cosa bella e importante. E quindi, cari amici, ci vediamo la prossima settimana. Grazie ancora e arrivederci.